Ed eccoci qua in un nuovo video, un saluto dal vostro Johnny Break. Oggi vi voglio parlare di un'applicazione non recente, ma comunque molto molto utile per chi ha una PS Vita. Sia slim che fat. Questa applicazione è stata rilasciata qualche anno fa, però non tutti la conoscono, non tutti danno molta importanza a questa applicazione. Praticamente questa applicazione vi permetterà di migliorare tantissimo la qualità video della vostra PS Vita. Come potete vedere, io in questo momento non ho installato l'applicazione e comunque la PS Vita, il display si vede piuttosto bene, ma con questa applicazione la qualità sarà veramente maggiorata. Quindi seguite questo video così vi faccio vedere come installare l'applicazione e come configurarla. È facilissimo e potete notare anche voi la qualità migliorata della vostra PS Vita. Allora, iniziamo subito con l'installazione di questa app. Lo faremo come di consueto tramite FileZilla e tramite il wifi. Ok, allora, innanzitutto abilito il wifi, poi vado su VitaShell, dopodiché vado a collegare la PS Vita tramite FTP. Allora, come di consueto, apriamo sul PC FileZilla, operazione essenziale per copiare il file dell'applicazione. Io ce l'ho già configurato con l'IP della console, è lo stesso. Vado a fare connetti e poi vado su UR0. Il file da copiare è quello che trovate sotto al link in descrizione, cioè registri editor.vpk. Lo andiamo a copiare all'interno della cartella UR0. Facciamo in questo modo, così ok, file copiato. Possiamo già chiudere FileZilla e andiamo sulla console. Eccoci tornati sulla console. Allora, innanzitutto cerchio per scollegare l'FTP, poi riavviamo. Allora, innanzitutto spengo il wifi perché c'ho la batteria scarica. Allora, VitaShell di nuovo, andiamo a installare questa nuova applicazione. Più che nuovo, come detto prima, è abbastanza vecchia, ma non tutti conoscono. Eccola qua, registri editor.vpk. Andiamo ad installarla. Aspettiamo la completa installazione. Ok, è stata installata. Questa è l'applicazione, è un'icona, una pallina bianca praticamente, non c'è nulla di, non c'è un'immagine. La apriamo, l'avviamo e dobbiamo andare su config, la seconda opzione. Dopodiché andiamo su display e qui dobbiamo modificare attentamente solo due opzioni, cioè le ultime due. Color space da 0 lo portiamo a 1, così. E RGB range mode da 0 lo portiamo a 1. Ok, cerchio, torniamo indietro e poi chiudiamo l'applicazione. Una volta modificato i due valori, andiamo a spegnere la console. Spegniamo la console e la riaccendiamo. Allora, avviamo la console. Aspettiamo
aspettiamo che parta. E come potete vedere, i colori e il contrasto sono migliorati nettamente. Adesso provo ad avviare un'app, un gioco, il Razer. Si vede già dall'icona che è molto più colorata. Io in questo caso ho un display OLED, ma la differenza si nota anche su LCD, cioè sulle slim. Che dire ragazzi, per questo video per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate, lasciate like sotto al video, il file lo trovate sotto. Io vi do un grande saluto, iscrivetevi al canale e mi raccomando, abilitate la campanellina per non perdere le notifiche dei prossimi miei video. Ciao, a presto dal vostro Johnny Break.